Dovremmo essere in quel di Città del Messico, me lo confermi, Franco? Ciao Mike. Ah, ci siamo, ci siamo. Allora, io vi metto subito. Ti vedo un po' basso. Adesso ti vedo perfettamente. Ragazzi, con l'aereo virtuale di Patrimonio Italiano TV, allora, scusate solo un secondo che appaio anch'io nella schermata, visto che non ci sono. Dammi solo un secondo, Franco, che voglio mostrare anche il mio volto agli amici di Patrimonio Italiano TV. Soltanto un attimo, cari amici, in rigorosissima diretta video, ce ne andiamo appunto a Città del Messico. Come si sta oggi, Franco? Ciao a tutti, buonasera lì, buon pomeriggio qua ancora, abbiamo qualche ora di differenza, 7 ore. Come si sta? Oggi è una giornata abbastanza calda, ma so che anche in Italia ha fatto molto caldo, Eccoci quindi qua. abbiamo il clima in comune. Il clima è quindi è buono, insomma, sì, qui è arrivata l'estate. Dalle vostre parti, in realtà. Aspetta, che vediamo se l'audio va bene. Sì, l'audio va bene, perfetto. Mi confermano dalla regia che è tutto ok. Scusami, Franco, ovviamente siamo proprio all'inizio della trasmissione. Allora, ma dalle parti del Messico adesso è inverno o è estate? Noi abbiamo delle stagioni un po' diverse, diciamo. Abbiamo le 4 stagioni in una sola giornata. La mattina è famoso questo detto da queste parti. Abbiamo la stagione secca, quella delle piogge, e poi abbiamo le 4 stagioni tutti i giorni: la mattina, la primavera, poi viene l'estate, poi l'autunno e l'inverno di notte. Quindi dobbiamo sempre avere maglietta, maniche corte, giacca e ombrello, praticamente. Ah, Quindi tutto. perfetto. Quanti gradi ci sono adesso, mi dicevi? Adesso siamo Circa. verso i 28 con un sole, quello che spacca le pietre, come diciamo. Perfetto. Allora, Franco è appunto a Città del Messico e è un italiano, come dire, portatore di italianità in Messico. Noi ci siamo conosciuti ovviamente tramite Facebook e Franco mi ha portato alla mia attenzione un po' di cose che ha fatto, che fa in Messico. Franco, se sei d'accordo, io mostrerei qualcosa ai nostri amici tramite l'ausilio anche del web. Di un po' di cosette che mi hai mandato. Allora, intanto, prima di tutto, Va bene. vogliamo dire un po' come ti trovi in Messico, cioè come sei arrivato in Messico? Oh, sono arrivato in Messico 14 anni fa e niente, sono venuto con una laurea italiana e per lavorare in un progetto di uno dei tanti lavori che ho fatto, che in quel momento era la psicologia dello sport. E poi, insomma, le cose sono cambiate un po' perché ci sono state almeno altre 2 tappe, diciamo, soprattutto professionali, no? Poi, parlando del Messico, ovviamente possiamo raccontare anche tante belle cose dei paesaggi, dello stile di vita e di cose che realmente noi italiani, stranieri, messicani, anche che siamo qua, conosciamo bene anche per la bellezza e la fortuna in un certo senso, no? Di poterli vivere. E beh, assolutamente. Io poi sono curioso, io adesso manderò tra poco anche qualche immagine tratta ovviamente da Google Image per supportarci un po', per mostrare un po' appunto il fascino di Città del Messico. Come si vive, ecco, a Città del Messico? Diamo anche questa informazione sia in generale che da italiano. Ma siamo in una città, una metropoli, diciamo, potrebbe essere la città più grande del mondo, non si sa neanche bene. È un posto con modernità, tutte le comodità, contrasti molto forti come esistono in generale in Messico. Dal punto di vista lavorativo, ovviamente è un posto molto strategico, 20 milioni di abitanti, quindi insomma, pensiamo ai servizi e queste cose. Parlando dal punto di vista della vita alpinistica che ho avuto in questo paese durante tanti anni, abbiamo anche la fortuna di avere delle montagne, dei vulcani molto vicini e che passano i 5.000 metri, quindi diciamo sono le cime dove ci alleniamo e dove nel caso specifico è stata fatta la formazione di tanti alpinisti qui in Messico durante 12 anni di fila, no? E
oltre, questione artistica, comunque abbiamo un sacco di musei. Diciamo che è una città veramente molto da scoprire e che ci lascia anche sorpresi, perché ognuno viene in Messico un po' con la sua idea, dal cactus al tequila, diciamo, e poi ognuno ha il suo criterio, però poi insomma scopre veramente tante cose nuove, molto molto belle, che comunque sia, sono la prima volta, ma la prima volta magari che si vivono quando non si vive in questo paese, no? Ma ci sono però cactus, ovviamente cactus e tequila, ecco, sono effettivamente, quando uno pensa al Messico, sì, è proprio l'immaginario, è un po' l'icona. Ma sono diffusi o no? La tequila, quella, però la gente usa questi copricapi, come dire, a tesa larga, quelli che si vedono un po' nell'iconografia anche dei cartoni animati, nei film di un certo, di qualche anno fa, insomma. Ma guarda, queste cose qua in realtà sono storiche, ma le vedi, perché il Messico è un paese dove la gente comunque si sveglia la mattina ed è felice di vivere, quindi li vedi dappertutto, e diciamo che siamo molto allegri in quel senso, no? La tequila è diffusa in tutto il mondo, però vabbè, la tequila buona bisogna venire qua per conoscerla, alla fine. E i cactus, quelli sì, sono un po' dappertutto, onestamente. Quelli sì, li trovi un po' ovunque. Però diciamo che nell'immaginario del peono o del ranchero, diciamo la persona seduta a un angolo, cercando l'ombra tra parete e marciapiede col suo sombrero. Insomma, quel modo, diciamo, quell'immagine che noi abbiamo attraverso, chissà, magari Speedy Gonzales o cose così, e lì, no, lì più o meno, perché qua sgobbiamo, qua si lavora molto, ma molto. Ho visto una statistica, è il paese dove si lavora di più al mondo, e diciamo che magari ci facciamo anche le nostre 12 orette al giorno, e sabato e domenica tirate anche quelle. Per carità, se si lavora in qualcosa che piace, sappiamo che è anche un gusto, no? Un piacere. Assolutamente. Senti, allora io voglio fare un saluto. Ci stanno guardando adesso dalla Calabria, quindi facciamo un saluto a tutta la combriccola calabrese, qualche saluto anche a Napoli. Tra un po' ci collegheremo con Filadelfia negli Stati Uniti. E voglio salutare anche Filadelfia in Calabria, perché c'è un'omonimia chiaramente di città. In America ci sono tante città con nomi di città italiane. E allora, Franco, io adesso andrei sul web a mostrare qualcosa che mi hai mandato di tuo personaggio. Allora, intanto io leggo qualche cosa che mi hai scritto, che hai fondato nel 2004 una compagnia che poi è diventata la Scuola Nazionale di Alpinismo, come dicevamo poc'anzi, e questa è diciamo, abbiamo davanti proprio il portale che è italiantrek.com. Io lo posso mostrare tranquillamente? Certo, L'avevo diciamo mostrato, che tra l'altro. è storico della scuola. Quindi italiantrek.com, 1500 alunni, poi è chiusa per altre attività nel 2016. Nel 2011 hai fondato, dunque, Alpinismo Mexico, giusto? Che è il più Sì. grande in Messico ed è amministrato con altri amici, personaggi illustri dell'alpinismo messicano. E avete realizzato, questa è una cosa bellissima, campagna di pulizia, restauro alberghi e il primo festival culturale di montagna in Messico. E ancora, le prime discese di snowboard dei vulcani messicani e altri canali mai discesi. E qui abbiamo anche qualcosina da YouTube, che io manderei mentre chiacchieriamo, mentre ci racconti un po' queste tue, come dire, queste tue passioni, queste tue creazioni, perché poi alla fine questi eventi che hai realizzato, queste imprese, ecco, imprese. Ce ne vuoi parlare un po', Franco? Sì, certo. Allora, approfittando per salutare tutti gli amici che ci stanno guardando in questo momento, dal nord al sud, io sono originario di Novara, i miei genitori sono sparsi in tutta Italia, i nonni, tra la Sicilia, la Puglia, la Calabria e la Campania, quindi insomma mi sento in questo senso molto vicino a tutti quanti, perché c'è un po' questo minestrone, vero? Di tradizioni, culture.
Però parlando dell'alpinismo, ovviamente ci avviciniamo un po' al nord Italia, alle nostre Alpi. Sappiamo che abbiamo veramente un background storico molto importante, ma anche moderno, no? Con delle scuole che sono dei fiori all'occhiello in Italia, riconosciute in tutto il mondo ai primerissimi livelli. Quindi quello che ho fatto modestamente nel mio piccolo è stato quello di portare un po' questa sabbia, no? Questo granello di sabbia, insomma, qui in Messico, e far conoscere un po' non solo le tecniche alpinistiche, ma anche la cultura di montagna, no? Che nelle nostre Alpi si vive ancora, diciamo, dalla modernità, un passato addirittura trapassato di 100, 200, 300 anni, no? E quindi quando uno ha questa passione, ovviamente si sposta e cerca le cose che gli piacciono e si mette a lavorare sodo, come noi in Italia siamo molto abituati e siamo anche riconosciuti al mondo per questo. E nasce la Scuola Nazionale di Alpinismo, un'agenzia di viaggi, un'agenzia che faceva anche certi tipi di dinamiche, diciamo, con aziende, cose così, no? E la passione per insegnare è comunque sia la base, sempre, no? E diciamo, la soddisfazione di questo lavoro. E giustamente è cresciuto molto, addirittura più di quello che uno potrebbe aspettarsi, soprattutto quando c'è un biglietto aereo in mano e viene a fare una pratica, un tirocinio, una cosa così. Quindi, insomma, stiamo parlando di una cosa al passato che comunque sia, io vedo ancora come veramente una sorpresa enorme, no? Poi tutto cambia, ok? Perché dalla Scuola Nazionale Alpinismo siamo passati a questo foro di Facebook, che è Foro Alpinismo Messico, come diciamo qua, che è un gruppo dove ci sono 23.000 persone, tutta la comunità alpinistica messicana, che comunque voglio ricordare che diciamo, nasce molto prima, cioè dagli anni 30, no? Per noi in Italia magari è un po' tardi perché noi abbiamo già attività già dal 1700, no? Almeno quelle storiche. Però comunque sia ci sono grandi personaggi, soprattutto signori che hanno fatto la storia e che quando ci si avvicina per chiacchierare di montagna comunque sono persone che hanno delle conoscenze e delle capacità di trasmettere la cultura comunque propria di questo paese che è veramente molto interessante, no? E quindi abbiamo fatto un po' queste campagne, diciamo, queste iniziative a beneficio della montagna, tra, come dicevi, Mike, di pulizia, di restauro degli alberghi, dei rifugi, e anche questo festival culturale dove sono arrivati 50 tra gli esponenti più importanti del Messico, ma da un'età di 20 anni, che sono le nuove leve, fino a 89 anni, no? Quindi era veramente, ma poi con due soldi, cioè semplicemente per la passione e la voglia di condividere, no? Ed è stato molto bello per questo, no? Perché noi in montagna comunque siamo abituati un po' alle cose semplici e alle iniziative di persone che comunque sia sgobbano, come diciamo, montagna, la vita è dura, ok? Niente, poi Assolutamente. il piacere lo ripaga, no? Assolutamente. E Ed è questo è un po'. un po' la sintesi, insomma, delle tue attività in Messico. E noi ovviamente non possiamo che. Allora, io ti chiedo, magari per la prossima volta, se riesci, chiaramente, di mandare un video selfie con un saluto agli amici di Patrimonio Italiano TV, magari in un luogo particolare del Messico. Non è che ci devi andare apposta, naturalmente, quando ti ci ritrovi, così magari ci mostri anche le bellezze. Nel frattempo, però, caro amico Franco, io ti chiedo un saluto particolare a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV. Non so se te l'avevo accennato tramite, insomma, telefono, quando ci siamo sentiti. Forse no, forse ti colgo di sorpresa, che è la cosa più bella. Noi usiamo salutarci con i nostri amici in collegamento con un saluto glocal, ovvero nel proprio dialetto italiano. E nella nuova lingua a questo punto di, non so come chiamare, il dialetto città del messichese, come la vogliamo chiamare? Come si chiamano gli abitanti, cittadini del Messico?
Si chiamano Chilangos. Qua in questo Chilangos. paese c'è un nome per qualsiasi cosa che non troverai mai nel vocabolario. È un po' una cosa tipica. Los saludo mucho a todos, queridos amigos. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes esta noche y esta tarde aquí. Y pues espero verlos pronto. Mike, muchas gracias. Siempre es un gusto. La verdad, espero, les deseo muchas buenas cosas y para que estemos en contacto muy pronto. Allora, tanto spagnolo, ma come potete vedere, mettiamo le S alla fine delle parole italiane. È una cosa che mi fa impazzire, bellissima. Quindi è facile sparlare anche messicanos. Gli italiani parlano tutte le lingue del mondo. A gesti, poi dillo a me che sono di Napoli, riesco a farmi capire anche dai marziani. E se non ci sono, noi li Esatto. inventiamo e poi ci facciamo capire. Franco, ma me ne devi fare uno anche in italiano, in dialetto, se possibile, se no anche in italiano, insomma. Il dialetto mi prendi in curva, me l'avevi detto, che mi avresti preso in curva e ce l'hai fatta. Matai? Adeduma, Aspetta, che dialetto è questo? questo è un dialetto valsesiano, però maccheronico, voglio, perché c'è Ok. magari qualche valsesiano che sta già muovendo le mani in alto, vero? Come si fa dalle nostre parti. Sono tanti anni che sono fuori dall'Italia, però sono sempre molto in contatto col paese, col bel paese, e comunque sia, scusate per questo accento che magari fa sanguinare i timpani, come diciamo qua, da queste parti. Mi ci vuole sempre una settimana per una spolveratina, insomma, togliermi questa cosa, no? Comunque sia, sempre un piacere parlare anche in queste lingue sconosciute. Perfetto, allora io ti saludos in questo modos. Io voglio ringraziare veramente di cuore Franco Grasso, Frank Grass da Città del Messico. Franco, io ti ringrazio e poi ovviamente quando vieni in Italia fammi sapere perché magari ci si potrebbe anche incontrare. Diversamente, qualora e quand'anche io venissi a Città del Messico o in Messico perché ho amici a Cancun. Che non so, non conosco insomma le distanze, ma so che sono Caraibi, lì. Eh come soffrono. sì, infatti ogni volta che mandano una foto si vede proprio la sofferenza dei loro occhi. Va benissimo. Amici, Franco Grasso ai nostri microfoni da Città del Messico. Grazie mille, Franco. Un Buona salutone. serata, grazie a voi, ciao a Grazie tutti. ancora. Grazie, ciao Franco.